separare Salvini dalle sardine e quanto è infastidito Salvini dalle sardine, secondo lei? Ma guardi, premetto che il movimentismo, insomma, mi fa simpatia, quindi il fatto che comunque ci siano persone che si organizzano ritengo che sia un fatto positivo per la democrazia. Detto questo, mi fa però un po' specie che nasca un movimento che contesta il centrodestra che sta all'opposizione, in particolare la Lega di Salvini, che solitamente questi movimenti, qualora fossero davvero spontanei, dovrebbero indirizzare la propria veemenza culturale e politica verso chi comanda, verso il potere. E il potere in questo momento è rappresentato da Bonaccini, che è del Partito Democratico, e da Conte, insieme a Zingaretti e a Di Maio, e quindi vede totalmente escluso tutto il centrodestra e anche la Lega di Salvini, che ha avuto una stagione di governo molto breve, adesso sta all'opposizione e si ritiene tradita da Di Maio. Poi le accuse ovviamente sono reciproche, quindi mi fa un po' strano, perché la sinistra ci ha abituato Quindi ad forse essere non è solo un un po' messaggio per molto Salvini, ma smaliziata, dobbiamo per cui capire che è anche un messaggio per chi governa, le sta dicendo. certo, è anche un messaggio per chi governa, però diciamo la cosa Un che messaggio a funziona supporto. strano È a supporto? Ce Siamo l'hanno sicuri che messo. sia un messaggio a supporto? Al momento sì, Secondo me sì. soprattutto se nasce in Emilia Romagna sì. Secondo noi sì.